Un saluto a voi tutti amici ascoltatori, amici del pallacanestro. Come vedete il campo è quello che voi conoscete, ossia il palazzetto dello sport di Via Marangoni, il Benedetti di Udine, che ospita un interessante incontro fra la DGM Campoforbido, che gioca in casa, dunque tenuta bianca, contro la compagine attualmente prima in classifica, ossia quella squadra in casacca nera con bande arancioni, che risponde al nome della squadra di Il Michelaccio di San Daniele. Due squadre che si conoscono ovviamente a memoria, due compagini che non hanno nulla da che nascondere ai propri allenatori. Uno è Luca Malagoli per quanto riguarda la squadra di casa, l'altro è Sinone appunto per il San Daniele, e quindi è una partita che ha quanto mai la sostanza di una gara che si preannuncia in bilico, che si preannuncia incerta, che si preannuncia come questo inizio, come questo primo minuto e 15 secondi in cui nessuna delle due squadre è riuscita a completare il proprio attacco, e infatti siamo sullo 0-0. Due squadre dunque che hanno iniziato da un minuto e 15 questo incontro, con un giocatore ora che ha ricevuto un colpo fortuito, crediamo dal pivot di sostanza e anche di grande capacità e esperienza, quale il numero 14 Bellina, che adesso è andato a rincuorare il numero 8 in casacca bianca, che è appunto il pivot invece di casa DGM. Tra DGM è allenata, come vi dicevo, da Luca Malagoli, che deve scontare un'assenza importante per quanto riguarda lo scacchiere del suo gioco offensivo e della costruzione dello stesso, ossia Michael Puto, che è stato squalificato per una giornata e quindi deve scontarla in tribuna, o meglio in gradinata, alle spalle di un canestro. Bene, detto ciò, andiamo a capire dunque chi sono i quintetti messi in campo dalle due allenatori che giocheranno a scacchi in questa partita. Per la DGM Campoforbido tenuta bianca abbiamo in fase di playmaker il numero 10 Antena, e poi abbiamo Gatto con il numero 7, abbiamo De Marchi che è in palleggio ora in questo momento con il numero 11, e poi abbiamo Polo con il numero 8 a chiudere come di consueto il quintetto di partenza. Ah, certo, non c'è Michael Puto, per cui ce n'è uno in meno. Abbiamo il numero 20, Cristian Fumolo, che ora si propone come sempre sotto canestro, ma c'è un fallo che preclude la possibilità alla DGM di andare al tiro. Per quanto riguarda la Michelaccio San Daniele, giunge a questo appuntamento con senza dubbio quanto di buono ha fatto in questo inizio di campionato, in queste prime 9 partite, e ora mette sul terreno un quintetto di grandissima tenuta, ma anche di grande capacità di gestione dello stesso. Ma in questo caso la difesa del Michelaccio ha fatto un karakiri, lasciando a Gatto la possibilità di andare appunto a canestro a prendersi il rimbalzo, e sono i primi due punti per la squadra di casa. Dicevamo dunque che la squadra di Sinone mette sul terreno il numero 5, che è il sempiterno Pellarini, assieme a Ellero con il numero 19, con il numero 10 Bortoluzzi, poi con il numero appunto 6 il capitano Leopoldo Colutta, a completare il quintetto il numero 19, Bellina, stiamo parlando numero 14 appunto Bellina, e c'è Gatto che in qualche maniera cerca di fare qualche cosa di buono, ma butta via la palla, ritorna sul attacco della Michelaccio la compagine che è in casa, e adesso va a segnare il suo secondo canestro della partita dopo i primi 3 minuti e mezzo di gioco, 4-0. Quindi diciamo che fino a questo momento c'è la difesa che ha la meglio, ma c'è adesso
un svarione difensivo per quanto riguarda la squadra del DGM di Campo Formio, che ha lasciato un varco assolutamente enorme a Leo Colutta, che indisturbato è andato a cacciare i primi due punti della sua squadra. 4 minuti di gioco, 4-2, Bortoluzzi per l'attacco in Michelaccio di San Daniele, ottima palla verso Bellina, il quale però sbaglia da sotto, poi prende il rimbalzo, perché effettivamente Bellina è un giocatore che ha le caratteristiche tali da poter si tirare, sbagliare, prendersi anche il rimbalzo. E proprio in questo, questa circostanza abbiamo un minuto di sospensione chiesto dal coach di casa della DGM, Luca Malagoli, dopo questo canestro di Bellina. 4-4 il punteggio, due falli di squadra DGM, un fallo di squadra la Michelaccio di San Daniele. Si ricomincia a giocare dopo il time out chiesto da Luca Malagoli, e il pallone ovviamente per la DGM di Campo Formido. Polo in possesso di palla, il pallone però viene dato, cerca di essere servito a Gatto, però è stato un passaggio quanto mai telefonato, e dalla parte opposta Pellarini va a punire questo errore della squadra della DGM proprio in fase offensiva. Siamo sul 6-4 dunque, Michelaccio mette il naso davanti in questo primo periodo. Ecco, si fa luce Cristian Fumolo, sbaglia però da sotto l'appoggio, lotta come un leone, però non riesce a conquistare la palla, ma la conquista invece Gatto, giocatore che anche è in forza alla prima squadra udinese, ossia la più GSA, e Gatto segna due punti più un tiro libero. Prima sostituzione, esce Polo per Alessio Zacheli, numero 17, che fa il suo ingresso sul terreno di gioco. E per Gatto c'è il secondo tiro, il primo tiro libero a sua disposizione, l'ulteriore tiro libero dopo il fallo che ha stato commesso su di lui, lo segna, e siamo sul 7-6 per la DGM, ma c'è un fallo in quasi uno sgambetto con Antena, che l'ha commesso, e ora credo che venga sostituito, non Antena, ma viene sostituito il numero 11 De Marchi con Visentin, numero 4, quindi playmaker, di nuovo un playmaker sul parquet di casa, ma anche il San Daniele va a sostituire un giocatore che è appunto Pellarini, il quale è stato colpito duro nella precedente azione dal fallo di Antena. È entrato Simonutti, uno contro uno per il numero 12 Tosoni, e Tosoni un fallo che porta la DGM, gli stessi tre falli che ha di squadra anche la San Daniele stesso. Bortoluzzi a centro area, riesce a trovare un buono spazio, non può far altro la DGM che commettere fallo personale. Altri due tiri liberi andremo a vedere fra poco, dopo che Antena sarà sostituito dal giovane classe 99 Rafael Chiti, numero 12. Intanto Bortoluzzi, numero 10, va a segnare il 7-7 dopo i primi 5 minuti di gioco. 4:54 da giocare ancora, 2-2 per Bortoluzzi, ed ecco che si riprende il bandolo della matassa per andare sulla zona offensiva della DGM, con Gatto che ancora verso il suo playmaker, gira il pallone verso Zacheli, ancora per fasce esterne, e c'è l'arbitro Royaz di Trieste che ha visto bene, ha visto un'infrazione di passi in partenza abbastanza banali per quanto riguarda appunto il giovane Rafael Chiti. Pallone per Bortoluzzi che lo sta manovrando, su di lui c'è il playmaker di casa DGM, Tosoni ancora scarica verso Ellero si fa luce nell'area pitturata, va a depositare un prezioso pallone a canestro con una serie di finte che hanno mandato fuori misura il suo diretto avversario. Più 3, massimo vantaggio
dunque per il Michelaccio, sta quasi prendendo palla di GM, il pallone ancora per Visintin, poi va su Chiti, il quale poi dà un ottimo pallone per i primi due punti di Cristian Fumolo, che si va a iscrivere a referto. 10-9 il punteggio. Vediamo sul cubo dei cambi altri due giocatori, quindi grande rotazione per quanto riguarda le due squadre. Il tiro da tre punti di Bellina, nulla da fare, ma c'è Simonutti che fa buona guardia, riprende il rimbalzo per Bortoluzzi, ancora il pallone, Michelaccio in fase offensiva, 3 minuti e mezzo da giocare, quasi una spaccata per Tosoni, si lotta con Gatto, infrazione di palla a due per effetto del possesso della freccia. Ecco che il pallone sarà dato ancora alla squadra del San Daniele, che rimane così in attacco ma avrà solamente 5 secondi per andare a chiudere l'azione offensiva. Ed ecco che la sostituzione è stata fatta, è entrato Giuliani per la DGM con il numero 15, sotto misura, viene stoppato ma regolarmente da Rafael Chiti Ellero, che si era, che aveva raggiunto sotto canestro una posizione ideale per andare a insaccare. Su di lui c'è stato commesso fallo, quindi l'ha sfruttato al meglio Ellero il blocco che gli è stato dato dal suo compagno. Primo libero avversario per Ellero, 11-9 il punteggio, e 12-9 è entrato anche per il Michelaccio il numero 17, il muscolare Diust, lo vedremo appunto ora marcare proprio Cristian Fumolo. Attacco per la DGM, proprio con Fumolo in possesso di palla, e c'è Zaccheli sul pettine, Zaccheli che se la gioca con Elleros, carica ancora la palla verso Visintin, Visintin attiva da tre punti, colpisce il ferro in superiore, nulla dunque da fare, dalla parte opposta proprio Giusto, forse era andato fuori, riconquista il pallone il Michelaccio con Tosoni in palleggio, in qualche maniera riescono a tornare in fase offensiva gli uomini di Sinone e conquistano l'ulteriore possibilità di andare in lunetta, e lo fanno sempre con Tosoni numero 12 a 2 minuti e 58 dal termine del primo periodo. Il tiro di Tosoni è a bersaglio nella sua prima opportunità, 13-9. È stato un fallo appunto sulla sua progressione verso canestro, ma sbaglia la sua seconda opportunità, il rimbalzo è per la squadra di casa, sostanzialmente in equilibrio questa partita, che ricordo non trova uno dei possibili protagonisti in Michael Putor, in quanto è stato fermato da una squalifica per una giornata. Giust che porta la palla verso Simonutti, poi dalla parte opposta c'è stato Bortoluzzi che intendeva offrire il pallone a Giust, interviene la difesa della DGM Campofobino, che comunque non sta giocando male, però ogni tanto c'è qualche svarione difensivo. Ora c'è Ellero che conquista la palla in fase di attacco per gli ultimi 9 secondi, sono questi il residuo per il Michelaccio, 6-5, e tira lo stesso giustamente Bortoluzzi, proprio all'ultimo l'ultimo frame della utile per andare al tiro in quell'azione. 2 minuti esatti al termine del primo periodo, il tiro da tre punti di Giuliani, nulla da fare, il rimbalzo difensivo è per Giust che poi dà la palla a Bortoluzzi, 13-9 il punteggio. Bortoluzzi in manovra offensiva, ma interviene Rafael Chiti a buttargli il pallone oltre la linea di lato, ed ecco che viene dato un po' di respiro al numero 19 Ellero per far rientrare sul terreno di gioco il pivot Bellina, che lo scorso anno giocò in serie C1 con il Tarcento e quindi si ritrova invece qui a San Daniele, o meglio con la squadra del San Daniele. Giust contro Zaccheli, pallone ancora per Bortoluzzi in possesso di palla in 1 contro 1, scarica la palla ancora verso Tosoni trova un pertugio Simonutti, Bellina non riesce a agganciare la palla, contropiede cost to cost di Rafael Chiti, e poi però il pallone è andato comunque delle mani, è stati bravi a seguire il
il contropiede e hanno preso la palla. C'è stato un po' di confusione perché c'era anche un'infrazione di doppio palleggio, gli arbitri non hanno rilevato appunto che ci fosse questa infrazione. 1:07 da giocare, più 4 per il Michelaccio, 15-11 il punteggio, fasi un po' concitate della partita. E siamo con l'attacco della DCM, il tiro del playmaker Visintin, il quale va a segnare due punti importantissimi a 50 secondi dal termine del primo quarto. Malagoli chiama la difesa molto più alta rispetto alle precedenti 6 minuti in cui si è giocato in questo primo periodo. Ancora Tosoni, però esce bene Tosoni dal blocco, poi però comunque la difesa della DGM riesce a conquistare palla. Ecco lo scarico verso Rafael Chiti, sbaglia dall'angolo, contropiede Just in 1-1 e Just ottimamente imboccato dal suo compagno va a depositare il 17° punto per lui contro i 13 della DGM. La DGM avrà l'ultimo tiro di questo primo periodo. Vediamo un po' Giuliani cosa vuol fare, forse chiama un pick and roll, l'ha chiamato con Zaccheli, perde palla ma l'arbitro fischia un fallo, ed è un buon fallo questi, perché con proprio adesso a 3 secondi e 6 il San Daniele commette il suo quarto fallo di squadra, quindi non va la DGM in lunetta, però potrebbe usufruire dei 3 secondi per andare proprio fuori dall'arco dei 6:75 per andare al tiro. Vediamo, Giuliani tenta una cosa improbabile e quindi esce dall'ottica del tiro. Per Giuliani non c'è nulla, ma neanche per Michelaccio, che aveva l'ultimo tiro in mano a 2 secondi dal termine. Si chiude dunque il periodo sul punteggio di 17 per la Michelaccio San Daniele, 13 per il DGM Campofoglio. Si ritorna sul terreno di gioco dopo una pausa un po' più lunga di un time out. In base ai regolamenti, tra un periodo e l'altro ci sono 2 minuti di pausa. Il pallone però per effetto della freccia va in mano alla DGM, che lo sta manovrando con gli stessi 15, con gli stessi 5 giocatori che hanno chiuso il primo periodo. Ovviamente questo canestro di Giuliani non va a buon fine, nel senso che non è stato ritenuto ovviamente valido il tiro. C'è peraltro quindi il fallo a favore della DGM, che manovra ancora in fase offensiva, ma c'è ancora un intervento della difesa del Michelaccio, che è ritornato sul terreno con Just, Simonutti, Bortoluzzi, Bellina e a chiudere il numero 12 Tosoni. Buon canestro di Giuliani in apertura di secondo periodo, e quindi DGM che ritorna proprio lì a stretto contatto di gomito con un possesso solo, 17-15. Tosoni 1-1 non riesce a fermarlo, Raffi però poi sbaglia in maniera abbastanza strana. Tosoni ha la possibilità di andare in attacco lo stesso Rafael Chiti, il tiro però è lungo, il rimbalzo è di Fudo, Fudo però sbaglia. Fudo, il capitano della DGM, numero 13, noi appunto lo chiamiamo, ormai è questo il suo nome, il nome di Moretti, è Fudo, Fudo Moretti. Fallo su di lui, quasi il canestro stava, il suo tiro stava andando a canestro, viene sostituito Bortoluzzi con il capitano Leopoldo Colutta. Ecco che per Fudo Moretti ci sono 2 tiri liberi. Il primo è, anche se aiutato un po' dalla fortuna, a bersaglio, 17 per chi difenderà e 16 per chi sta tirando questi liberi, ossia la DGM e Fudo in particolare. Seconda sua opportunità, il tiro va anch'esso a bersaglio, parziale dunque, parzialino di 4-0 per la DGM, 17 pari. Torna in attacco il Michelaccio di San Daniele, allenato da Sinone. Ecco che Simonutti ha offerto un pallone a Just, poi si cincischia un po' troppo, ancora Simonutti, palla per Just e c'è Fudo Moretti che per fermare Just è andato appunto a commettere il fallo.
un fallo che dà la possibilità di battere due tiri liberi, ma giusto non è calibrato in questa sua prima opportunità. Seconda sì, più uno per Michelaccio San Daniele. Partita dunque, come vi dicevo fin dall'inizio, che sarà in grande equilibrio, come stanno dimostrando anche il punteggio. E allora abbiamo il playmaker di casa per Fudo Moretti in angolo, ancora verso Rafael Chiti. Chiti che cerca un pertugio, lo trova dando in esterno a Alessio Zaccheli, e dall'angolo che vale 3 punti questo tiro è riuscito di nuovo a far mettere il naso sopra alla sua squadra, quindi 20-18 più 2 per Campo Formino, per la DGM Campo Formino del dirigente Bebe Michelutti. Possesso di palla del Michelaccio San Daniele con Tosoni. Tosoni che non trova spazio se non scaricando verso Bellina. Bellina da 3 punti, nulla da fare, rimbalzo per Simonutti, però poi la palla non trova il suo compagno. Ancora in un tiro abbastanza strano, ma comunque se andava dentro aveva tutte le ragioni Alessio Zaccheli, però la palla è ancora per la DGM. C'è il fallo di Simonutti su Giuliani, secondo l'arbitro, e c'è pronto un minuto di sospensione chiesto da Sinone, perché in effetti in questo inizio di secondo periodo la San Daniele non sta girando come ha girato nei primi 10 minuti di gioco. Time out chiesto da Sinone. Michelaccio San Daniele che è sotto di 2, 18 contro i 20 del DGM Campo Formido. Si va a riprendere il possesso del parquet qui al Benedetti di Via Marangoni a Udine per il possesso Michelaccio San Daniele, che è sotto di 2, 18 a 20 a 7 minuti e 50 dalla fine della seconda parte della partita, delle 4 ovviamente a disposizione come sappiamo delle due squadre. Just da 3, dai 6 e 75, il tiro però è lungo, che c'è questo canestro in tap-in vincente di Simonutti, il quale è riuscito a entrare nell'area avversaria senza che il suo marcatore potesse tagliarlo fuori, e non l'ha fatto, non l'ha visto, o non ha pensato che il taglia fuori sia un mezzo da non conoscere nella pallacanestro, e così non è vero. Perde palla Rafael Chiti, 20 pari con il canestro precedente appunto di Giust dai 6, di Simonutti da 2, dopo che aveva preso il rimbalzo del tiro da 3 di Giust. Ancora Bellina che ce la gioca in schiena contro schiena, nulla da fare, 20 pari, Giuliani per Alessio per Fudo Moretti, e per Moretti c'è l'esperienza di chi ha giocato per anni e anni in questa categoria, e quindi basta una finta destra-sinistra su una posizione di pivot alto o basso, e sono 2 punti. Tenta di riavvicinarsi Ludo Leopoldo Colutta, ancora per Rafael Chiti c'è Alessio Zaccheli, abbiamo ancora Visentin e poi Zaccheli, vediamo cosa fa in uno contro uno contro Colutta, e c'è un fallo in attacco di Zaccheli visto dall'arbitro più esterno Royaz, che ha visto una smanacciata di Alessio Zaccheli per liberarsi del suo avversario, del suo marcatore. Allora c'è un po' di carte che si mischiano in questo metà del secondo periodo, perché è entrata per il Michelaccio, è entrato sia Ellero che appunto Bortoluzzi, e poi abbiamo per la DGM anche una serie di sostituzioni, perché abbiamo di nuovo sul terreno Antena, ma anche De Marchi assieme a Fudo Moretti, Alessio Zaccheli e a Giuliani. Questo quindi il quintetto della DGM. Intanto c'è Tosoni
che però non segna il primo libero a sua disposizione, 22 a 20 rimane così il punteggio a 6 minuti e 8 dal termine del secondo periodo, e però segna la seconda sua opportunità. Sono così lì a contatto di gomito le due squadre per questa serie C Silver, gestita dal comitato regionale della Federazione Italiana Pallacanestro, che noi seguiamo con grande interesse, come seguiamo peraltro con interesse l'evolversi di questo campionato, ma anche di quello di serie C Gold, dove giocano il Jadran, dove gioca il Codroipo, dove gioca il Monfalcone e il Corno di Rosazzo. Buon bel canestro nel frattempo di Zuliani in sottomano, 24-21, Leo Colutta ancora fuori per Bortoluzzi non riesce a trovare spazi. Buona dunque la difesa della DGM, dall'altra parte c'è Ellero che in qualche maniera, sburtando di qua, spingendo da un'altra parte, è riuscito comunque a segnare due preziosi punti che la mantengono la sua squadra, ossia il Michelaccio, a contatto effettivo. Giuliani in possesso di palla, in attacco per la DGM, e poi c'è Zaccheri liberissimo per porre uno delle sue armi migliori, ossia il tiro dalla distanza. Al rimbalzo c'è Ellero, però poi De Marchi va a commettere fallo su un errore di posizione, si era lanciato a canestro e va a commettere fallo. E a 5 minuti del termine del secondo periodo la Michelaccio andrà a usufruire di due tiri liberi in virtù del fatto che per la DGM i 4 pali di squadra sono già esauriti, mentre sono 2 quelli del Michelaccio. Allora segna Heller il primo libero, ma segna anche il secondo, portando a più 1 le sorti del Michelaccio contro la DGM, che ora va a sostituire Fudo Moretti con Cristian Fumolo. È entrato anche al posto di De Marchi, ancora in precedenza, Gatto, poi il numero 7. Antena per Giuliani, 25-24 per chi sta difendendo. Giuliani ancora scarica verso Gatto, ma poi viene anticipato questo passaggio dalla difesa del San Daniele, poi anche in questo caso c'è una difesa che è attenta, quella della DGM, che costringe Bortoluzzi a un tiro dai 6,75, però non funziona. Gatto è riuscito a prendersi il pallone, ma in precedenza c'è stato il fallo dello stesso Bortoluzzi, che era un po' in ritardo nel recupero dello spazio verso Gatto e l'ha giustamente e intelligentemente fermato prima che potesse raccogliere il pallone. E allora abbiamo quindi la DGM in fase offensiva con Zuliani, si attende il blocco, esce Antena. 4,38 ancora da giocare, per Antena sono il tiro dai 6,75, ma è un tiro molto storto, nelle mani della difesa del San Daniele, che è sempre sopra di un punto. Just per Cella, perché è entrato poc'anzi Cella. Allora abbiamo Just, c'è fallo di Alessio Zaccheri, gli aveva battuto in uno contro uno Just, e Zaccheri per fermarlo ha commesso fallo personale, e quindi Just ancora in lunetta per 2 tiri liberi. Dicevamo che c'è sul terreno anche il numero 18 Cella, che non abbiamo conosciuto fino a questo momento nel suo ingresso, cioè sappiamo appunto che è uno dei diversi punti di forza di questa squadra, che punta decisamente al salto di categoria, non si nasconde assolutamente. C'è Zuliani, tiro da 3, ma c'è fallo proprio di Cella, che dice non ho fatto niente, ma se l'arbitro, che era poi lì a un metro, ha visto in qualche maniera un fallo, non magari sulla mano ma sul braccio o sul corpo, è pur sempre fallo, e Zuliani va a cercare di battere al meglio i suoi 3 tiri, però il secondo non gli va, 1-2 fino a questo momento. Ecco che c'è il terzo fallo, il terzo tiro libero a suo favore, e lo segna. 27-26, 4 minuti e 3 secondi da giocare, con un Michelaccio e con una DGM che attendono lo sprint per staccarsi e imporre la propria inerzia a questa partita. Interviene molto bene Alessio Zaccheri, vediamo questo contropiede, il tiro da 3 punti è di Giuliani, e sono 3 punti
per Andrea Giuliani, classe 1992, che fa riandare sopra nel punteggio la squadra di Luca Malagoli, 29-27, tiro da tre punti anche dalla parte opposta per il Michelaccio, un tiro che non aveva forse molto costrutto, ma aveva ragione lui se fosse entrato. Zaccheli sul pettine, se la gioca, però offre palla verso Gatto, Gatto però sbaglia dai 6-75, Bortoluzzi ancora in possesso di palla, c'è forse un fallo non visto ancora per Bortoluzzi e poi per Colutta, Colutta ancora scarica verso Cella, Cella in uno contro uno e Cella viene stoppato da Alessio Zaccheli, stoppata regolarissima, antena per Gatto, ancora Alessio Zaccheli che tenta di servire Cristian Fumolo, porta palla Ellero, la fida al suo capitano e poi ancora per Bortoluzzi, marcato a uomo, cioè scegliere questa marcatura a uomo ovviamente il tecnico di casa DGM, ancora Ellero sotto misura, attenzione c'è un intervento così fortuito fra Ellero e Gatto, non c'è stato fallo, Gatto è a terra, probabilmente è stato colpito duro alla bocca dello stomaco, alle parti basse, no, pare proprio alle parti basse, quanto mai delicate, in possesso del sesso maschile. E quindi sarà sostituito senza dubbio, e infatti rientra adesso Rafael Chiti. 29-27 nel frattempo, 29-27 per la DGM Campoformido, 2 minuti e 33 al termine del secondo periodo, accusa ancora un male indescrivibile, beh lo possiamo capire, non possono stare lì effettivamente i giocatori, né tantomeno gli assistenti, il medico o Federico Lanza che funge da vice coach, e si può ricominciare la disputa sportiva in questa giornata con l'attacco della DGM che poi si interrompe per questo anticipo di Cella, il quale viene fatto uscire dal suo allenatore perché rimette sul terreno il numero 12 Tosoni. 29-27 dunque, a più 2 la squadra che sta attaccando in questo momento con questo bel pallone verso Chiti da parte di Giuliani, in assist vincente dunque più 4, e penso che per la DGM sia il massimo vantaggio acquisito in questa partita fino a questo momento. Sotto misura abbiamo Ellero che poi si fa stoppare Cristian Fumolo, e sono 2 punti di Cristian Fumolo in super velocità che portano a più 6 il vantaggio della DGM Campoformido a 1 minuto e 52 dal termine del secondo periodo. Ritorna sul terreno dopo che Sinone ci ha voluto parlare sopra a un momento abbastanza lungo di non gioco da parte della sua squadra, che ripropone peraltro Bellina sul terreno, questo è Colutta, e per Colutta c'è una palla persa e in velocità antena, quindi recupera un altro pallone la DGM, e qui c'è stato un errore da parte di Leo Colutta che forse un po' troppo molle mentre portava il pallone, pensava che ci fosse stato un fallo di Giuliani, invece di Rafael Chiti, e invece non c'è stato, quindi palla persa e quindi più 8 per la DGM nei confronti del Michelaccio di San Daniele. Ecco il numero 10 Bortoluzzi, e poi abbiamo Tosoni uno contro uno, la palla verso Ellero, Ellero da sotto e c'è fallo visto dagli arbitri, un fallo dal numero 12 Rafael Chiti,
e ci sono due tiri liberi appunto per Ellero. 1 minuto e 13 secondi ancora da giocare in questo secondo periodo, ma la DGM sotto alla fine del primo periodo si ritrova ora grazie a una difesa più aggressiva e anche a delle buone giocate e soprattutto buone coperture, si ritrova a più 6, 35 a 29 con il possesso di palla a suo favore. Chiti, il pallone gli viene rubato con un intervento da dietro, Leo Colutta ancora in possesso di palla, ancora Leo che tenta di andare fino in fondo, poi però sbaglia tutto, Leo poteva un attimo forse fermarsi, dalla parte opposta viene punito il Michelaccio, ancora da un presente su tutto il perimetro del campo. Cristian Fumolo, 37 a 29 il punteggio. Bellina per Ellero e poi ancora Bortoluzzi, qui è ancora Bellina, libero Bellina di andare a tirare, in fazione c'è un canestro valido per Federico Bellina, canestro dunque che vale e c'è il fallo numero 8 Polo. C'è il cambio di Leo Colutta, c'è Simonutti che prende il posto del capitano Colutta. Intanto Bellina, dopo aver segnato il canestro, va anche a colpire dalla linea del tiro libero, quindi azione da tre punti. Dall'altra parte c'è il grandissimo tap-in di Chiti, Rafael Chiti, su errore al tiro di Zuliani, poi grandissima tap-in in salto per quanto riguarda appunto Rafael Chiti, che riporta più 7 il vantaggio della DGM, 39 a 32 e ci sono 8 secondi ancora da giocare in questo secondo periodo, ma ci sono due tiri liberi per Bortoluzzi per il fallo della difesa. Bortoluzzi segna il primo libero a sua disposizione, vediamo il secondo, anche no, questo è sbagliato, ha 7 secondi per andare a chiudere l'azione con Antena. DGM penetra fino in fondo, poi la sbaglia e qui finisce il secondo periodo, amici ascoltatori, con una bella e buona DGM nei confronti di un Michelaccio un po' appannato nel secondo periodo, si chiude con un più 6 questo secondo periodo, quindi metà del tempo, 39 a 33, ci sentiremo fra pochissimo per la terza e quarta parte. Abbiamo iniziato con il botto, nel senso che la DGM si è spiegata in questo inizio di terzo periodo con un contropiede che porta a 41 a 33 più 9, dunque il vantaggio per la sua squadra. E quindi però adesso c'è una palla persa ancora per il Michelaccio San Daniele, che sta soffrendo in questa partita forse più del previsto, sentiremo poi Sinone che cosa ci andrà a dire. Quindi in questo inizio di terzo periodo siamo su 41 a 33, questo è il punteggio e c'è il canestro ancora di Cristian Fumolo, che riesce a eludere anche la sorveglianza del suo diretto avversario e quindi posiziona il più 10 e potrebbe andare anche a più 11 con il tiro ulteriore di Cristian, che ha un periodo molto favorevole per quanto riguarda le sue performance sul parquet del Friuli Venezia Giulia per questa partita fra DGM Campofamido e Michelaccio San Daniele per la serie C Silver. Michelaccio che è in attacco con Ellero, però Ellero cerca di servire giusto e poi c'è l'anticipo di Chiti e posiziona ancora altri due punti e attenzione, c'è un fallo in tecnico al numero 12 perché non ha lasciato, credo, il pallone dopo il canestro e quindi sì, va bene il canestro di Rafael Chiti, ma c'è anche un fallo tecnico allo stesso Rafi, che riporta dunque quasi a zero quindi la sua grande azione
offensiva precedente, che è iniziata appunto con un anticipo sul passaggio verso giusto e poi un contropiede. Allora siamo sul 46-34, ma il pallone è per il Michelaccio con Bortoluzzi. Bortoluzzi marcato da Antena, tenta di sfuggire alla sua avversario, e poi il rimbalzo di Ellero sotto misura è utilizzato al meglio dal Michelaccio, che va a segnare due punti importanti per mantenere almeno il contatto, ma i 10 punti di vantaggio non sono pochi per quanto riguarda appunto la squadra di casa, che è appunto la DGM Campo Formino. Segna uno solo dal tiro libero, e dunque 46-37, già tre falli peraltro della DGM contro un fallo del Michelaccio. Attacco del DGM contro Gatto, Gatto che offre palla a Polo per Cristian Fumolo, e c'è il canestro di Polo in maniera acrobatica, con un'adrenalina che è andata oltre, giustamente direi, oltre la misura di soddisfazione per un canestro che è stato ottenuto buttando il pallone verso canestro, intuendo peraltro la direzione che doveva prendere. Quindi gioco da tre punti, 49-37 per la DGM di Campo Formido, che è in possesso, che deve difendere su un tiro però che Bortoluzzi va a siglare senza nessun difensore su di lui. D'altronde la difesa lo ha in qualche maniera battezzato. 49-40, 8 minuti da giocare ancora in questo terzo periodo. Il pallone poi viene perso dalla squadra della DGM, che ovviamente deve aspettarsi un'aggressività difensiva da parte del Michelaccio, il quale deve recuperare il terreno perduto ancora con Bortoluzzi in uno contro uno. Scarica ancora palla verso Ellero e poi viene a trovarsi Bellina sotto misura, ma Bellina sbaglia, lotta ai rimbalzi numero 15 Zuliani, e per Zuliani c'è però la delusione che questa sua, no, invece è giusto, infine il pallone nel senso che è in che è stata data contesa, mentre Zuliani voleva dire che aveva conquistato lui il pallone. La contesa sì, è sempre per i bianchi della DGM, però per effetto appunto della freccia. E ormai Cristian Fumolo è una furia nella difesa del San Daniele, deve essere bloccato solo con un fallo, e poi va a battere due tiri liberi il Cristian Fumolo, che ha avuto la sua maturazione anche in virtù di quando era in settore giovanile con la CBU di Udine. Lui è classe 92 e fece appunto le finali nazionali. Bene, stiamo assistendo al secondo tiro libero, ma il secondo non va a misura. Ancora Polo che prende il rimbalzo, è Gatto libero per andare a segnare due punticini che mantengono la squadra in grande vantaggio. 52-40, attacco DGM Campoformido, di attacco dico Michelaccio, che la DGM Campoformido ha un attimo bloccato. Ancora pallone verso Bortoluzzi che però cade, ne approfitta ancora Polo, però Bellina poi gli manda il pallone fuori dal campo. 7 minuti da giocare, 52-40, 3 falli di squadra a testa e DGM in fase offensiva, più 12 per la squadra di Luca Malagoli, che è in attacco, una serie di blocchi, ce l'ha ancora Cristian Fumolo, e c'è infrazione di passi di Zuliani proprio sotto gli occhi dell'arbitro, e quindi palla persa per la squadra allenata da Luca Malagoli, che comunque ha un buon margine di vantaggio, più 12, 52-40. Ecco ancora l'attacco del Michelaccio San Daniele con Bortoluzzi, e poi abbiamo Leo Colutta. Da notare che Pellarini, dopo che è uscito durante il primo periodo
non è più rientrato, forse l'infortunio è più gravetto del previsto. Antena da 3 punti, oltre i 7 metri per il numero 10 in casacca bianca, e questa è una mazzata ovviamente per la squadra di Sinone, 55-40, senza dubbio più quadrata, più volitiva, più concreta in fase difensiva la squadra di Malagoli. C'è un fallo di Antena su Bortoluzzi che sta lottando come non mai, forse più di tutti gli altri, nel tentativo di recuperare i 15 punti di svantaggio che ora ha a circa a 6 minuti e 16 dal termine del terzo periodo. Colutta, il pallone però viene interrotto nella sua progressione verso il compagno da un intervento di Giuliani, che poi il pallone sbatte sul sostegno del canestro. Ancora una rimessa in gioco sbagliata, pallone ancora per il capitano Colutta, ecco per Bellina, e poi Bortoluzzi ancora, ruba palla ancora Antena, 2 contro 1, vediamo se Antena gliela dà al Apollo, non gliela data, attenzione, c'è il fallo fischiato in fase, diciamo, pure difensiva, comunque rimbalzo da parte di Polo, e ci sono 2 tiri liberi per il Michelaccio che andrà a cambiare un giocatore, lo vediamo che c'è Simonutti numero 7 che va a rilevare Bortoluzzi. Il tiro di Bellina, c'è il canestro appunto del pivot numero 14, secondo tiro libero per Bellina, e lo segna anche questo, e c'è un cambio anche per la DGM, esce Polo per Alessio Zaccheli. Polo sta giocando da ex di turno, perché lo scorso anno fu appunto a San Daniele e adesso è qui, quindi si affronta la sua ex squadra. Bella palla verso Gatto, Gatto viene stoppato da Simonutti, ma il pallone è ancora in possesso della squadra dei bianchi di Malagoli, e il pallone però ora viene egualmente sbagliato nella fase di rimessa in gioco da parte di Antena, è toccato da Alessio Zaccheli, ma nel tentativo di quest'ultimo di recuperarlo. Simonutti quindi che funge da playmaker numero 7, e poi abbiamo Ellerop per Bellina, 55-42 il punteggio a 5:39 dal termine del terzo periodo. Luca Colutta, il tiro da 3 punti di Bellina, il tiro è sbagliato, il rimbalzo è di Gatto, però poi gli va nelle mani di Ellero, e su Ellero va a colpirlo duro Antena, ed ecco che per preservare probabilmente un suo giocatore Malagoli, ossia Giuliani, va a immettere sul terreno De Marchi, no? Forse perché Giuliani dopo i primi 4 minuti ha bisogno un po' di relax, un po' di riposo. Intanto Ellero va a segnare dal tiro libero, 55-43, 5:30 da giocare in questo terzo periodo, periodo in cui abbiamo visto un inizio folgorante della DGM padrona di casa. Ora è a più 11 la squadra in casacca bianca di capitano Fudo Moretti, difende a zona ora la San Daniele. Questi è Gatto ancora verso Antena, il passaggio verso De Marchi, il tiro di De Marchi è sbagliato, il rimbalzo è di Ellero, e Giust che ritorna in attacco, dunque il Michelaccio con Simonutti e poi Ellero e poi ancora Bellina che se la gioca con Alessio Zaccheli, e però l'arbitro ha visto una spallata di troppo da parte di Bellina, e quindi ecco che c'è un fallo personale dello stesso Bellina. E per la DGM dunque si tratta di ritornare in fase offensiva. Antena centro area, scarica molto bene verso De Marchi, De Marchi attende però
il tiro, poi offre ancora il pallone verso Zaccheli, quello però lo sbaglia dai 6 ai 75, nulla da fare per questo ulteriore attacco della squadra di casa, che si rimane con il più 11 a favore della DGM a 4 e 22, Colutta per Ellero, Ellero dai 6 e 75 va a concludere, quindi due recuperi, tre recuperi importanti per la squadra del Michelaccio che ritorna in uno svantaggio che è di una cifra, 55-47, e Malagoli chiede ovviamente il time out. Time out effettuato dalla DGM che ritorna dunque in fase offensiva con De Marchi e poi c'è Cumulo, gli ruba palla Simonutti, la porta oltre metà campo, una finta, su di lui c'è Alessio Zaccheli che commette fallo personale, due tiri liberi dunque per Simonutti in questa circostanza, a 4 minuti dal termine del terzo periodo, 55-47, Fudo Moretti in campo, che sostituisce appunto Cristian Fumolo. Il tiro libero di Simonutti, e quindi c'è un parziale favorevole del Michelaccio che ora raggiunge quota 49, quindi 6-0, in virtù anche della zona che Sinone ha proposto per la difesa contro la DGM. Vediamo Zaccheli, Zaccheli offre palla verso De Marchi, poi c'è fallo di Ellero e ci sono due tiri liberi dunque per la DGM, e c'è ancora una sostituzione, esce Antena per l'altro playmaker numero 4 per De Marchi, per il numero 7 per De Marchi, appunto numero 11, scusate, ci sono due tiri liberi, va il primo, 56-49 il punteggio. Ecco il secondo sempre per il numero 11, il tiro leggermente lungo, il rimbalzone di Gatto che si è lanciato proprio oltre il ferro quasi per conquistare questo canestro, grandissimo tempismo da parte di Gatto nella circostanza, 58-49, sempre comunque un buon vantaggio per la DGM, di nuovo scampo che Tosoni sotto mano, canestro. Canestro di Tosoni che sfrutta molto il suo corpo per liberarsi sotto misura. Ecco ancora Zaccheli, De Marchi e questi è Gatto. C'è il fallo di Gatto su Tosoni che era perfettamente fermo nel tentativo dello stesso Gatto di operare un uno contro uno, ma non ha visto Gatto, il numero 7, il giovane Gatto, il giovane del 96, non ha visto che davanti a lui c'era la presenza appunto del giocatore che ora è in possesso di palla, numero 12. 3 minuti esatti al termine del terzo periodo, Tosoni spazio libero per andare a non segnare, perché un sottomano che era molto bello, molto ben effettuato, non è andato a bersaglio. 58-51, più 7 per la DGM. Fudo Moretti braccato da Just e poi l'arbitro ha visto un doppio palleggio di l'arbitro Loyaz. E quindi palla persa per la DGM, campo formido. Ora c'è Luca Malagoli che sta questionando ovviamente con l'arbitro che ha fischiato questa infrazione, ma il pallone è comunque del Michelaccio che può sfruttare al meglio a 2 minuti e 39 la possibilità di avvicinarsi nel punteggio. 58-51, più 7, Michelaccio in fase offensiva, pallone verso Tosoni, Tosoni si libera bene di sinistro, però non riesce a concludere, ma conquista comunque ugualmente una possibilità di andare in lunetta dalla linea della carità, come si suol dire in gergo, per altri due tiri liberi. E qui i due punti sono di
assoluta importanza per ambe due le squadre, quindi assistiamo anche a un gioco abbastanza spezzettato con diversi falli, un gioco sporco, questo a scapito ovviamente anche dei bei fraseggi e dei buone azioni offensive. Abbiamo il 58-51, nulla da fare per Tosoni dunque, a 2 minuti e 22 dal termine del terzo periodo, pallone per la DGM, sempre difesa zona del Michelaccio, il pallone che gira su fasce laterali, ancora Fudo Moretti che però incespica sul pallone, perde, e poi Simonutti e c'è Leo Colutta e sono due punti con fallo personale. E giustamente c'è stato da parte di Leo Colutta che andrà a battere un tiro libero, c'è stato un 5 alto a Simonutti perché è per due volte consecutive nell'azione offensiva della DGM è riuscito a rubare palla a Fudo Moretti e a consentire al Michelaccio di avvicinarsi, anche se ora sbaglia Colutta, una ulteriore opportunità dal tiro libero. 58-53 comunque, quindi partita assolutamente riaperta. Fudo Moretti in angolo, Gatto, tiro da tre punti di Gatto, il tiro però è sbagliato, il rimbalzo è ancora peraltro della squadra di casa della DGM, a 1 minuto e 42 dal termine, vediamo ancora Moretti per Chiti, bisogna andare al tiro veloce, ancora Gatto che esce dal blocco e ci sono due punti per Gatto di buona fattura, 60-53, lasciato un po' troppo libero dalla difesa del Michelaccio San Daniele. Vediamo ancora Simonutti per Zaccheli, chissà se andrà a schiacciare Zac, lo fa quasi, sono due punti per Zaccheli che è riuscito a anticipare il passaggio e a involarsi verso il canestro. Attenzione che c'è un fallo tecnico a Zaccheli, ovviamente il pubblico rumoreggia e di parte DGM. Allora pare che su questa azione di Alessio Zaccheli, poi gli arbitri hanno visto che Zaccheli ha commesso un non un fallo di reazione ma un atteggiamento che voleva provocare Simonutti. Simonutti non è, c'è cascato, gli arbitri l'hanno visto e per questo hanno dato sì canestro valido ma anche un tiro libero più possesso, quindi un fallo tecnico ad Alessio Zaccheli. E adesso c'è l'attacco della squadra del Michelaccio con Giust che tira dai 6-75 ma sbaglia, è ancora Simonutti che continua incessantemente ad essere un un'ira di Dio contro i contro la DGM. C'è Luca Malagoli che sta dicendo di no col dito, partita che si accende, è ovvio, è un derbissimo questo, sbaglia Giust il secondo tiro libero, siamo a 62-55 a 46 secondi dal termine del terzo periodo, Gatto per Fudo Moretti, chiuso Fudo col pallone in qualche maniera, canestro è valido, Moretti è riuscito a uscire, pensate, da tre giocatori ravanando, come si dice in gergo, il pallone che era fra le gambe sue degli avversari eccetera, ed è riuscito con la potenza a uscire dalla melma delle
degli arti inferiori di quattro giocatori, lui compreso, è riuscito a prendere palla, il tiro libero però non va a bersaglio. 33 secondi, 64-55, e quindi rimane in, pur con situazioni abbastanza contestabili, rimane sempre con un buon margine di vantaggio. Il tiro da tre punti di Ellero, sbagliatissimo, rimbalzo di Zaccheli. Ultima azione di questo terzo periodo per la DGM, perché mancano 9 secondi. Vediamo come si concluderà. Il pallone per Gatto, ancora per Fudo Moretti, chiuso, infrazione di passi. Non poteva essere altrimenti. Un secondo solo per il Michelaccio, Simonutti, però sì, in un secondo è difficile poi su una marcatura aggressiva andare a tirare. Vabbè, allora tutto si deciderà nel quarto periodo, si chiude con 64-55 il terzo periodo di questa partita interessante fra DGM Campoformido, squadra di casa, e il Michelaccio San Daniele, squadra ospite. Ma cosa è successo? Siamo all'ultimo periodo, amici ascoltatori e amici del basket, l'ultimo periodo di questa partita fra DGM e Michelaccio San Daniele. Siamo con il canestro di Tosoni, porta a 57 i punti del Michelaccio, che comunque è lì, ma anche la DGM sta giocando bene. Apertura sbagliata di Rafael Chiti verso Gatto, ancora per Tosoni, 1 contro 4, pallone per Bellina, Giust e poi Bortoluzzi. Quindi è l'armata pesante per quanto riguarda Sinone in campo, perché abbiamo Tosoni, abbiamo Giust, abbiamo Bellina, abbiamo anche Bortoluzzi. L'unico più leggero è Simonutti, che comunque ha dato veramente il là a un concreto, anche se non molto corposo, recupero dello svantaggio. Buon fraseggio per l'attacco del Michelaccio, c'è Giust, chiuso bene da Zaccheli, tiro da tre punti di Bortoluzzi è sbagliato, il rimbalzo di Zac, e ancora per Fudo Moretti, pallone può essere gestito dal playmaker di casa, e semigancio di Gatto, e poi Fudo Moretti recupera in qualche modo il pallone, però lo riconsegna al Michelaccio. Da parte ancora Tosoni, pallone, e c'è il fallo di Tosoni, fallo di sfondamento di Tosoni, ci può anche stare. Rimane 6-4-5-7 il punteggio. Zuliani in campo, può anche giocare con relativa calma la DGM, anche se 7 punti non sono molti, bisogna stare sempre molto all'occhio. Gatto per Visentini, poi dopo ancora Gatto, tenta di liberarsi della difesa di Tosoni ma non ce la fa, e dalla gol è ancora la carta Cristian Fumolo, peraltro da poter giocare. E ancora il playmaker, ancora per Alessio Zaccheli, tiro da tre punti è sbagliato, il rimbalzo è di Zuliani, viene stoppato ma irregolarmente secondo l'arbitro da Simonotti. E viene sostituito ora Fudo Moretti, numero 13, con Polo. Giuliani andrà a battere due tiri liberi. Il primo è a bersaglio per Giuliani, il secondo però è sbagliato, il rimbalzo è per Bellina, apertura per Simonotti ancora, e poi abbiamo Tosoni. Tosoni contro Zuliani, Tosoni riesce a recuperare la palla, la affida ai suoi compagni, l'ultimo di questi è Simonutti che la affida a Giust, 6-5-5-7, ecco ancora apertura verso Giust, c'è il fallo di Polo su Giust, dà la palla ancora per ulteriori 14 secondi, crediamo sì, è così, alla squadra che era in attacco, ossia il Michelaccio di San Daniele, 6-5-5-7, San Daniele un po' a correnti alternate,
in verità in questa partita. Ecco Giusto, tiro da tre punti di Giusto, e sono tre punti che possono riaccendere veramente le speranze del Michelaccio Sandinese. Deve stare attenta la DGM a come affrontare. Ecco che gli risponde Giuliani, ma il tiro è sbagliato, il rimbalzo è per ancora Giusto. Simonutti, 6-5 a 60, attenzione, contropiede Tosoni sotto misura, ma sbaglia in modo incredibile Tosoni. Fallo di Simonutti su Giuliani, e qui Tosoni deve mangiarsi veramente le mani, non può perdere, non può non segnare da solo un canestro che era di vitale importanza per rimanere in grande in partita. Eh sì, perché poteva arrivare a meno 3. C'è ancora fallo di Simonutti, ci pare che sia il quarto fallo, vediamo se... No, forse il terzo fallo per Simonutti, sì. Terzo fallo, quarto di squadra per il Michelaccio a 7.25 dal termine, quindi già esaurito il bonus. Apertura per Zaccheli, Zaccheli tenta, ha fatto una finta al tiro, dall'altra parte i Vicentini, nulla da fare, il rimbalzo è per il Michelaccio con Simonutti ancora, il pallone non va da nessuna parte, attenzione c'è un fallo di Polo, attenzione che l'arbitro andrà a fischiare, credo, un tecnico, no, il quinto fallo di Polo, ed entra Cristian Fumolo, 65 a 60. Bortoluzzi, Michelaccio in fase offensiva, DGM deve difendere, non deve far segnare adesso. Tosoni uno contro uno e arriva fin sotto, troppo facile, troppo facile. C'è fallo di Alessio Zaccheli, due tiri liberi per Tosoni, quinto fallo anche per Zaccheli. Adesso vediamo chi metterà in campo, si è Antena, quindi si toglie un lungo per un piccolo. Sul terreno anche Leo Colutta, numero 8, San Daniele quindi va a mettere sul terreno un giocatore di esperienza come Colutta appunto. Intanto Tosoni deve battere due tiri liberi, il primo è corto, Tosoni sta sbagliando l'insbagliabile da sotto dal tiro libero. Ecco anche il secondo, anche prima però ne aveva due errori. Bellina riconquista il pallone, sbagliato ancora da sotto, vediamo cosa succede per questo attacco di Bortoluzzi, chiuso da Gatto, altro fallo a favore del Michelaccio che andrà con Bortoluzzi numero 10 a battere due tiri liberi. Situazione abbastanza strana con le squadre che non segnano, altro tiro libero ed è il quinto a disposizione del Michelaccio che non viene segnato, sesto questa volta sì, e va a segnare, 6-5 a 6-1 per il DGM, sempre difesa zona per il San Daniele. Pallone per Giuliani, ruba palla Bortoluzzi, il pallone ancora per Tosoni, contropiede smorzato ma c'è Colutta ancora con il pallone in mano, attacco Michelaccio, palla per Bellina, scarica ancora palla per Giust, ancora Giust a centrare, il fischio dell'arbitro per un fallo su Giust, ancora della difesa della DGM Campo Formido. Giust in lunetta per due tiri ed è la quarta volta in pochissimo tempo che la squadra di San Daniele va in lunetta, poi però sbaglia. Ancora un altro libero, sbagliato anche questo, e beh a questo punto deve fare autocritica il San Daniele, sta sbagliando liberi importantissimi, sarebbe già sopra nel punteggio,
se avesse segnato almeno il 50%. 6-5 a 6-1, comunque più 4 per la DGM con Gatto. C'è fallo di Tosoni su Gatto, sfortuna per Gatto. Ci saranno due tiri, credo, per il numero 7 in casacca bianca. E adesso c'è ancora un cambio, rientra Ellero al posto di Giust. 5 minuti e 58 da giocare, partita che non si sblocca. DGM che è sempre in vantaggio, ma arranca un po' contro la difesa zona. Ma comunque dall'altra parte abbiamo un San Daniele che non segna quello che dovrebbe segnare in maniera abbastanza semplice. Per Sinone, tecnico della San Daniele, rimanda sul terreno Simonutti al posto di Tosoni. Vediamo adesso l'attacco Michelaccio Bortoluzzi. 66-61, più 5 per la DGM. Bellina per Ellero, poi Bellina ancora. Bellina che se la gioca contro Gatto, nulla da fare. Pallone ancora per la DGM che può ancora giocare in fase offensiva, ma deve segnare per forza. Tiro da tre punti, canestro di... No, di Andrea Zuliani, con fallo di Leo Colutta che dà la possibilità a Zu di andare a tirare un libero. Gran canestro di Andrea Zuliani, tre punti dall'arco dei 6,75 dall'angolo. Vediamo se trasforma anche questo, quindi azione sarebbe da 4 punti. Si la fa, più 4, 4 punti, 70-61, più 9 per la DGM. Grandissima realizzazione per Zuliani. Ancora Bortoluzzi, pallone per Ellero, vediamo se la gioca con Fumolo. Comunque riconquista la palla ora ancora la squadra del Michelaccio. Bortoluzzi da tre punti e segna. Bortoluzzi, tre punti basilari se vuole stare in scia. Più 6 DGM. Antena da 3, nulla da fare, troppo veloce forse questo tiro. Ancora tantissimo tempo per questa partita, 4 minuti e 50 da giocare. Ancora Bortoluzzi, bella palla verso Ellero, poi però non riesce a controllarla, tant'è che esce un passaggio a Bortoluzzi, quale era già fuori dal campo, ovviamente non era causa sua, non l'ha afferrata con la dovuta capacità. Ellero, più 6 sempre di Gemme, 4.36 da giocare. Ancora per Visentini, poi Zuliani, tira lo stesso Zu, rimbalzo di Antena. Ancora Zuliani, ormai si gioca a livello singolo in qualche maniera, e ha dato palla a Gatto, una pallaccia di Andrea verso suo compagno numero 7. Gioca così, con le capacità balistiche dei singoli più che con un gioco di squadra. Più 6, 70-64, 4 minuti ancora da giocare. Bortoluzzi ancora, jump shoot, il tiro è corto, il rimbalzo è per Ellero, attenzione, c'è fallo, canestro non vale, fallo del numero 19, Ellero che si è aiutato con una spinta a rimbalzo e ci dovrebbero essere anche due tiri liberi, che per la DGM saranno fondamentali per mettere un piedino ancora più in avanti nel vantaggio che ha acquisito fin dal secondo periodo. E per Cristian Fumolo ci sono due, un punto, un tiro libero, ancora uno a sua disposizione. 7-1, 7-2 per la DGM contro i 64 del Michelaccio San Daniele, che torna in attacco nella speranza di concludere al meglio anche questa fase offensiva. Bortoluzzi esce a, si libera di due giocatori, poi il si accascia Bortoluzzi, forse ha preso un colpo alla schiena. Bortoluzzi numero 10.
Allora ci sono i sanitari su Bortoluzzi, che è a terra, che è caduto pesantemente a terra, viene rialzato ora dal medico e dal suo fisioterapista, riprende. Deve essere cambiato, entra Tosoni ovviamente al posto di Bortoluzzi. Si deve ricominciare a 24 secondi per l'attacco della DGM, è entrato Tosoni dunque al posto di Bortoluzzi. Questi è Fumolo, pallone per Gatto, 7-2 a 6-4 di questa partita che sta offrendo veramente diverse tematiche, diverse sfaccettature, non solo cestistiche ma anche di altre situazioni. Apertura molto ben fatta da parte di Cristian Fumolo verso Antena, il quale viene chiamato a rispondere con una delle sue specialità, ossia il tiro dalla distanza, che vale 3 punti e vale è tantissimo questo canestro di Antena. E poi dopo sbaglia Leopoldo Colutta, e direi che forse questo potrebbe essere l'emblema di una lasciata da parte del Michelaccio, che viene colpita con questo tiro dall'angolo, ma nulla è di positivo con questo tiro di Zuliani. Ancora Leopoldo Colutta da 3, tiro è corto, ancora un pallone però per Simonutti, il quale prende la palla. 7-5-6-4, torna più 11 e ritorna sul terreno anche Giust, ma anche lo stesso Bortoluzzi, che era uscito, ricordate, precedentemente con una botta alla schiena. Ma ci sono 2 tiri liberi per Simonutti. 7-5 a 6-4 il punteggio. Ecco il tiro libero per Simonutti, il primo è a bersaglio. Ancora qualche spicciolo di speranziella per il Michelaccio, ma ne ha sbagliati troppi di tiri. Ecco che esce Simonutti per Bortoluzzi. 2 minuti e 43 secondi al termine. E poi abbiamo ancora l'attacco per il DGM. E al volo Cristian Fumolo. Ci sono 2 punti per loro. Che succede? Vabbè, ma questa è un'altra notte adesso. No. 77 a 66. Gran canestro prima di Cristian Fumolo. Attenzione, chiuso, poi si libera del pallone, ancora per Cristian Visentini. Cristian Fumolo sotto misura, Cristian sbatte contro Ellero. Vediamo a 1 minuto e 59, 11 punti basilare sarà il canestro in questa azione. Vediamo Leopoldo Colutta, il tiro da 3 punti e segna 3 punti Leo, il capitano, che mantiene in qualche maniera viva una esigua fiammella a favore della sua squadra. Chiuso Gatto perde palla e poi fa quasi un catch. Due tiri liberi per Ellero, ma prima c'è da parlarci sopra, perché Luca Malagoli vuole 1 minuto di sospensione. Sono 77 a 69, questo è il punteggio, più 8 a 1 minuto e 35. Time out esaurito per Luca Malagoli, che l'abbiamo sentito anche urlare non poco con i suoi ragazzi, perché se non stanno attenti potrebbero buttare le ortiche. Una grandissima opportunità quella di battere una delle squadre più attrezzate del campionato. A 70 punti va però il Michelaccio con Ellero, 1 minuto e 35 da giocare ancora, 2 su 2 per Ellero, e chiaramente c'è la difesa aggressiva tutto campo per il Michelaccio nei confronti
dell'attacco della DGM. Ora però c'è stato un fallo di Ellero, lo stesso, quindi che riconsegna l'opportunità dal tiro libero alla DGM di riportarsi a più 8. Vediamo se i liberi vengono realizzati. Il primo però è fuori, pallone che scotta ovviamente nelle mani dei giocatori. Certo è che la DGM comunque è stata sempre in vantaggio, segna 1-2 Visentini. Ecco che c'è Bortoluzzi, passa la metà campo Bortoluzzi, scarica a Luca Leopoldo Colutta, ma il suo tiro è molto corto e quindi non c'è, c'è la caccia ora al pallone da parte del San Daniele, c'è fallo di Bortoluzzi ancora sul playmaker a 1:14. Se ci saranno questi due tiri liberi a bersaglio, mi sa che la DGM, mi sa che il Michelaccio debba abbandonare il glorioso parquet subendo una sconfitta che forse non era nelle sue previsioni. E ricordiamo che la DGM anche sta giocando senza Michael Puto. Sbagliato il primo, segna il secondo, time out per Sinone a 1:14, quindi andrà a rimettere in gioco il pallone in fase offensiva, quindi difensiva della DGM. 1:14 ancora, più 8 per la DGM Campo Formido. E il pubblico di amici, appassionati, ma conoscenti, fidanzate e quant'altro per questo incontro che ha avuto, come dicevamo, diverse tematiche da affrontare. Tiro veloce di Bortoluzzi è completamente sbagliato e quindi perde forse l'ultima occasione la squadra di Sinone per riuscire a recuperare, perché in 1:08 francamente, se proprio non, la DGM non fa delle baggianate terribili, non può perdere questa partita. Antena per Zuliani, giusto, Fumolo, ecco passaggio verso Visentino, 50 secondi ancora da giocare. E dunque la DGM con gran merito, direi, sfruttando la giornata abbastanza negativa nei tiri e anche quella di Bellina, che è stato marcato molto bene comunque dai lunghi della DGM, ha dovuto arenarsi qui al Marangoni dopo un buon inizio di partita. Poi il primo quarto che l'aveva vista comunque condurre, anche se per poco, 80-71 rimane così il punteggio, 47 secondi ancora da giocare, si andrà al tiro veloce, tiro di Giust da 3, ma nulla da fare, e così finisce, crediamo, anzi senza dubbio, perché vedete che anche il ritorno in difesa del Michelaccio è praticamente senza nerbo, non si difende più, 9 punti è impossibile recuperarli ovviamente in quei pochi secondi. Vediamo Fudo Moretti, fuori per Zuliani, il tiro da 3 punti di Zuliani, e poi c'è Fudo che da sotto comunque segna lo stesso. Morirà con la palla in mano probabilmente il Michelaccio. E quindi, amici sportivi, abbiamo visto questa Serie C Silver Michelaccio San Daniele, DGM Campoformido, meglio DGM Campoformido Michelaccio San Daniele, che va a vincere sul suo campo con il punteggio di 82-71 nel confronto con la prima della classe San Daniele. E allora grazie a tutti dell'attenzione e risentirci alle prossime partite che noi vi portiamo nelle vostre case con le nostre telecamere. Grazie ancora e a risentirci. Zuliani, eccolo qui, la tua bomba da 3 punti dall'angolo, più fallo. Beh, forse da lì si è capito che voi era la giornata giusta, insomma. Avevamo tanta voglia. Sì, siamo bravissimi, siamo forti. Andrea Zuliani, fortissimo giocatore, sembra che segna. Io l'ho sempre detto, peraltro. Sempre detto, dai. Allora, giusto entusiasmo. Avevamo tanta voglia di rifarci dopo la sconfitta della scorsa settimana. Abbiamo messo tutta l'energia che potevamo e siamo euforici per questa vittoria. Energia sia in attacco ma anche in difesa, perché insomma difendere contro loro che sono potenzialmente grossi non è poco. Sì. Abbiamo un po' sofferto, ma i nostri lunghi hanno dato il massimo, hanno fatto una gran partita anche loro, sono riusciti a tenere
un gran lavoro di squadra abbiamo fatto. Una squadra che sta, venga qua anche lei. Va bene così, è lui, oggi lui. Infatti l'abbiamo fatto lui. Oggi lui. Cosa fate? Si lascia il coach un po', dai. Il coach che quasi quasi stava prendendosi i suoi tecnici su alcune cose, no. Ma al di là di questo, No. Io chiedo sempre alla coppia arbitrale delle spiegazioni logiche di quanto si vede in campo. Alcune cose erano lampanti, altre meno. Noi abbiamo avuto le nostre solite defiance quando smettiamo di giocare o quando comunque non siamo concentrati fino in fondo. Abbiamo accelerato un po' i ritmi, effettivamente loro hanno fatto grandissima difficoltà a starci dietro. Quindi va bene così, oggi ci gustiamo la vittoria, adesso testa romance, si riapre la classifica sulla parte alta ed è molto soddisfacente questa cosa qui, andiamo avanti e speriamo di fare ancora meglio. Parliamo un attimino anche di tecnica, voi avete avuto qualche difficoltà sulla loro difesa zona però, no? Sì. Allora sì, abbiamo lavorato sulla difesa zona, intanto c'è il mio staff che mi prende in giro, abbiamo lavorato sulla difesa zona, non siamo stati pazienti, anche se la facciamo molto bene, loro molto bravi a stare alti e a bloccarci appunto le nostre vie d'accesso al canestro. Continueremo a lavorare su questo, è una cosa che facciamo relativamente poco perché mi fido molto comunque dell'atletismo e della difesa uomo che abbiamo nelle corde, quando abbiamo voglia di difendere. Quando non abbiamo voglia di difendere diventiamo deleteri e prevedibili come tanti altri. Ma oggi punto ha funzionato, i tiri dai 6,75, tiri da sotto, lotta ai rimbalzi. Poi siamo stati più presenti, siamo a 360 gradi, siamo riusciti a essere più concreti e percentuali ottime ti aiutano a vincere la partita, non ci nascondiamo dietro a questo. Qualcosa non ha funzionato oggi per questa partita, partiti discretamente bene all'inizio e poi dopo vi siete un po' così lasciati, molti canestri sbagliati anche da sotto, tiri liberi, dopo un po' alla lunga questo costa. Sicuramente noi paghiamo, ma si è visto già la partita con Corde Nons, la stanchezza, siamo stanchi in un periodo prima di Natale, siamo stanchi. E poi ci aggiungiamo comunque che Pellarini, che non è un giocatore che si può regalare, ha giocato 3 minuti e poi ha avuto un problema alla coscia e si è fermato. E sicuramente abbiamo sofferto la fisicità e l'atleticità del DGM, che ha meritato assolutamente di vincere perché ha messo sicuramente più energia di noi. Più energia anche, ecco, anche i lunghi vostri sono stati ben contenuti insomma, dagli altri. Ha giocato assolutamente una buona partita. Noi, come ripeto, è un momento un po' di stanca, sappiamo che il campionato è lungo e dobbiamo arrivare a Natale, abbiamo la partita col Bor vincendo quella e poi lavorare bene nelle vacanze per prepararci per la seconda fase. Quando conta arrivare primi insomma a questo punto? Sì, un paio, insomma, ne abbiamo vinte 10 su 12, ci sta, no 9 su 11, ci sta di averne perse due in un campo difficile comunque come qua, contro una squadra che è terza in classifica, bisogna vincere tante altre ma ci sta di incappare una sconfitta ogni tanto.